L'accettura di origine longobarda può aver assimilato il culto del rito arboreo già cristianizzato, perché è dedicata alla Madonna e, dopo qualche tempo, lo ha dedicato al santo protettore, San Giuliano. Il maggio ha potuto quindi assumere il particolare significato del rifiorire della vita animale e vegetale, della fecondità della terra e del lavoro, un inno al risveglio della natura e alla ripresa dei lavori. Nelle cerimonie dei culti arborei degli ultimi secoli, al tema del rinnovamento della natura si associava il concetto di franchigia. La festa celebrava anche la liberazione da pesi, tutele e obblighi. Il popolo nella festa celebrava, con il cambiamento della vegetazione, i cambiamenti di vita particolarmente importanti per la comunità. Il sovrapporsi del significato sociale della libertà al significato magico, originario di rinnovamento, agevolò la trasformazione dell'albero di maggio in albero della libertà della rivoluzione francese. Il maggio è diventato patrimonio comune di tutti gli acetturesi, una grande comunità, comprendente tante aggregazioni sparse nel mondo, e la festa si armonizza come un tempo nella cornice degli orizzonti, di Gallipoli e delle Manghe di Montepiano, un paesaggio meraviglioso tra il giallo delle ginestre, le tenue sfumature di rose selvatiche, i biancospini, il verde dei boschi e il verde dei campi. Un grande spettacolo naturale a cielo aperto in cui tutti divennero spettatori e attori. Da tempo immemore la solennità del maggio dedicata a San Giuliano allieta la primavera acetturese. Nei giorni centrali della festa, dal sabato precedente la Pentecoste al martedì successivo, ad Acettura il tempo si ferma e si rivive la magia millenaria, che anno dopo anno si ripete nel rito propiziatorio, in onore del santo patrono San Giuliano, che giunge in processione il martedì di Pentecoste, in piazza San Vito, dove sotto i suoi occhi il maggio viene innalzato. La foresta di Gallipoli incontra in paese il maggio, un cerro di quasi 30 metri di lunghezza trascinato da coppie di buoi dal bosco di Montepiano. Inizia la vera festa di popolo con il compimento del matrimonio. Nei giorni successivi seguono le operazioni culminanti nell'innesto, nell'innalzamento e nella scalata del maggio, secondo uno schema classico che contraddistingue la festa dagli altri culti arborei, di cui il maggio di San Giuliano rappresenta l'esempio più noto. La festa di Acettura rappresenta un modello complesso e significativo dei culti arborei. I boschi hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale nella cultura tradizionale e nell'economia della Basilicata. Nel bosco gli alberi sono quasi allevati, come il contadino fa per il grano. Nel 1993 la principessa dei Maori, attratta dalla notizia del culto dell'albero, venne ad Acettura e seguì con interesse lo sviluppo dei 3 giorni della festa del maggio per interesse culturale.